Tre trucchi per ridurre quello che è il tuo grasso addominale. Punto numero uno, evita cibi con troppo indice glicemico, né indice glicemico troppo alto, perché quando vai a stimolare in modo troppo repentino quella che è la tua glicemia, quello che è il flusso dei grassi nel torrente ematico si sviluppa invece in quelli che sono i tipociti. Punto numero due, evita colazioni troppo abbondanti. Passiamo da avere il culo sul letto al culo della scrivania, quindi quando grande dispendio energetico non c'è. Delle due, stai attento al mio prossimo consiglio. Consiglio punto numero 3: non togliere i carboidrati la sera ed evita quella che è la fame nervosa. Avendo ancora un bonus di situazioni da poter mangiare la sera, andrai ad evitare quello che è un discorso di binge eating disorder e fame nervosa. Tieni poi a casa tua quello che è un insieme di proteine con aggiunta di triptofano che ti faranno aumentare quello che è il tuo metabolismo a scapito della fame nervosa.